Quale può essere il ruolo delle nuove tecnologie per la prevenzione? Beh, è un tema estremamente complesso. Certamente oggi la diagnostica per immagini permette di utilizzare tecniche anche senza l'uso di radiazioni ionizzanti, faccio riferimento alla risonanza magnetica, in moltissimi campi. In ambito cardiovascolare, tema dell'argomento di questo importante convegno internazionale, certamente dobbiamo fare un riferimento alla TAC multistrato, che oggi a fronte di una dose sempre più ridotta, perché comunque parliamo di una tomografia computerizzata che sino a qualche anno fa erogava un quantitativo di radiazione pari a 300-400 toraci, radiografia del torace, oggi abbiamo a che fare con tecnologie molto più utili che permettono con pochissima dose di avere un imaging estremamente accurato e affidabile nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il dato è identificare soggetti a rischio ma anche potenzialmente a rischio, cioè oggi la TAC è stata utilizzata soltanto nel quello che viene chiamato rischio intermedio. È probabile che in un futuro oramai molto vicino questo rischio intermedio possa essere in realtà trasferito anche a rischio basso, nel senso che i pazienti che cominciano ad essere cinquantenni con qualche fattore di rischio, ipertesi, fumatori, potrebbero trovare una tecnica estremamente utile, estremamente rapida da eseguire tutte le risposte che il clinico cardiologo poi chiede, la presenza di placca, l'estensione, quanti vasi sono coinvolti, e tutto questo incidere poi in una terapia tipo le statine che possono in qualche modo modificare la forma della placca e quindi anche la prognosi del paziente. Quindi siamo di fronte a un futuro dove la radiologia e la clinica troveranno un connubio estremamente importante.